Ricordiamo la definizione di coefficiente di prestazione di un frigorifero. È molto intuitiva perché rappresenta la quantità di calore che viene sottratta alla sorgente fredda rispetto al lavoro necessario per far funzionare il frigorifero. Quindi la definizione è intuitiva perché è ciò che noi vogliamo, cioè il calore da sottrarre alla zona fredda, rispetto a ciò di cui abbiamo bisogno, i 40 joule di lavoro. Perciò il coefficiente di prestazione è intuitivo perché è il rapporto tra quello che deve fare il frigorifero, sottrarre calore alla zona fredda, rispetto a quello che invece serve per farlo funzionare, il lavoro esterno. Con i dati di questo esempio, il coefficiente di prestazione è 60 su 40, cioè 1,5, perché il frigorifero sottrae 60 joule di calore alla sorgente fredda, per farlo ha bisogno di 40 joule di lavoro, cioè di energia elettrica che entra dall'esterno.